Buonasera, sono molto molto onorata di essere qui a Bologna, una città bellissima, in una giornata splendida di ottobre con due personaggi veramente significativi a così intraprendere un dialogo, una conversazione su temi che 10 anni fa non avremmo neanche immaginato. Nel senso, il modo di rapportarci a questi temi che possiamo avere oggi, di cui possiamo discutere oggi, era inimmaginabile tempo fa. Questa grande rivoluzione internet, l'inizio di un'era nuova, l'era di internet, decisamente ha cambiato le nostre vite, ha cambiato anche il modo in cui abbiamo vissuto, sempre in maniera così separata, un po' la scienza e la fede. E allora noi oggi cercheremo di capire proprio in che direzione stiamo andando, come questi due termini, scienza e fede, sono cambiati anche nel rapporto che noi abbiamo con entrambi e come stanno in realtà interagendo tra di loro. Insieme cercheremo ovviamente di cercare di capire quali sono i limiti che questo progresso così rapido e così veloce sta portando con sé. Cominciamo a questo punto proprio dai limiti. Quali sono i limiti della scienza? Quali sono i limiti delle humanities? Primo a parlare il professor Longo sui limiti della scienza. Beh, sappiamo, buonasera a tutti, benvenuti in questa splendida cornice allietata da questo sole che sta tramontando. I limiti dell'umanità, dell'umano, li conosciamo abbastanza bene perché siamo tutti umani e quindi ciascuno di noi soffre o gode di certi limiti. Per quanto riguarda la scienza, in particolare la tecnologia o la tecnica che dir si voglia, non accettano limiti. La scienza non si pone limiti, la tecnica non si pone limiti, nel senso che i tecnici e gli scienziati cercano di perseguire le loro ricerche indipendentemente da quello che potrebbe essere l'esito. Ne abbiamo avuto esperienze anche tragiche negli ultimi anni, negli ultimi decenni, per esempio la costruzione della bomba atomica, che doveva in qualche modo portare all'apoteosi di una ricerca scientifica e tecnica iniziata con la famosa formula di Einstein, ha portato a disastri inimmaginabili. Però quando furono sganciate le bombe su Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, il presidente degli Stati Uniti e Winston Churchill dissero: sì, abbiamo fatto dei danni irreparabili, però qui si apre una stagione di grande progresso per l'umanità, perché questa energia sarà domata e sarà in qualche modo messa a disposizione degli esseri umani. Quindi la tecnologia è sempre rimasta a cavallo tra due aspetti, un aspetto di grandi promesse e un aspetto di rischi altrettanto gravi. Come il suo creatore Prometeo, che era un abilissimo artigiano ma insieme un grande truffatore, e quindi aveva questa natura doppia che ha trasmesso appunto alla tecnica. Come dicevo, la tecnica non si pone limiti, anzi considera il limite religioso, etico, sociale come un ostacolo provvisorio da superare. Il limite in qualche modo dovrebbe segnare la separazione tra ciò che è accessibile e ciò che è sacro, ciò che ha del divino, ciò che ha del trascendente, ma a mano che si procede nello sviluppo e nel progresso della scienza e della tecnica, questo limite viene spostato sempre più avanti, senza che ci sia un termine oltre il quale si dica: qui cessa in quanto tale la possibilità di fare ricerca o di fare delle applicazioni. E il limite in qualche modo in questo senso è destinato a diventare sempre più caduco, sempre più provvisorio. Anche oggi, per quanto riguarda il limite, uno dei limiti importanti, che è quello del rapporto della vita con il resto della natura, del creato, sappiamo che ci sono delle pulsioni fortissime perché questo limite venga continuamente scavalcato, e se ne sta discutendo proprio in questi giorni. Padre Benanti, ci dica
qual è il limite che lei vede appunto nelle humanities alla luce, diciamo, del mondo che si sta presentando. Poi dopo andremo avanti, come è stato accennato, diciamo, nella sua presentazione, anche nella direzione del cyborg, quindi diciamo dello scavalcamento di alcuni limiti che pensavamo, insomma, assolutamente fermi, pensavamo fossero le colonne d'Ercole. Salve, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui in questa bellissima piazza. Diciamo che forse oggi il problema del limite è proprio quello di una frontiera che sembra scomparire. Non vorrei citare Sepulveda, la frontiera scomparsa, ma perché scompare questa frontiera? Per un duplice fenomeno che viene a incrociarsi. Da una parte la macchina si umanizza, da una parte quello che non è umano sembra sempre di più incedere sull'umano. Abbiamo iniziato tanti anni fa con un prolungamento di quelle che erano le nostre facoltà. Un arco, una freccia permetteva alla nostra mano di andare più lontano del nostro braccio. Poi quell'utensile, quell'artefatto tecnologico è diventata una macchina utensile di cui noi disponevamo il pulsante per farla partire e per fermarla, e quindi a noi rimaneva il controllo. Oggi la macchina è qualcosa che inizia ad avere una sua autonomia. Inizia ad avere, gli inglesi utilizzano un termine che è un po' più sofisticato, una sua agency, cioè una sua capacità di fare cose. E di fare cose non come conoscevamo fino a ieri, in una maniera in cui il programmatore prima a priori scriveva una catena di sintassi logiche per cui c'era if this then that, se c'è questo allora fai quello, e qualcuno a tavolino aveva pensato a tutti questi rispetto ai quali doveva reagire la macchina. Oggi la macchina si addestra, e se io addestro una macchina ho un qualcosa che può operare in una maniera che sembra essere una maniera umana. A partire dagli anni 60 abbiamo iniziato a chiamare questa questione intelligenza artificiale. E quando è che una macchina è veramente intelligente? Quando un uomo, secondo il test di Turing, non riesce più a distinguere se davanti si trova una macchina o un umano. Quindi un lato della frontiera, un lato di questo limite, è dato da una macchina che non sappiamo dove finisce di essere macchina e dove forse può iniziare ad essere qualcos'altro. E quindi se la macchina si umanizza, il problema della frontiera e quindi del limite è anche quello che c'è dall'altro lato, perché l'uomo si sta un po' macchinizzando. Perché? Perché da quando ci siamo resi conto che in fondo noi siamo profondamente connessi ad alcuni processi interiori che accadono all'interno del nostro cervello, dei segnali neuronali, ecco, l'umano lo possiamo ridurre a una sorta di programma biologico, un software biologico, che gira all'interno del nostro sistema operativo centrale, il cervello. Tant'è vero che, secondo alcuni psicologi evoluzionisti, le emozioni non sarebbero altro che dei software biologici. Per cui la paura o il coraggio in una scimmia non sarebbero altro che dei meccanismi che consentono alla scimmia di sopravvivere oppure la condannano ad essere mangiata da un altro predatore se non funzionano bene. E come migliorano questi software? Con l'evoluzione. Per cui la scimmia che noi abbiamo oggi è figlia del miglior software biologico dei suoi predecessori e così via. Ma se l'umano è un po' una macchina, allora una macchina conoscerà meglio un umano. Ed ecco che oggi la maggior parte dei giovani trova il compagno della vita non più con quel vecchio affascinante modo che è ti presento un amico, ti presento un'amica, ma mediante un programma, un software, un algoritmo che gira su un telefonino, ad esempio Tinder, che conosce me meglio di me stesso. E allora qual è il problema del limite? Non solo un problema di tecnologia, ma un problema del fatto che l'uomo non riesce più a dire, come Leonardo, qual è il suo contorno, qual è la sua identità. E allora se non ho più la mia identità, non riesco neanche a dire quanto sarà troppo in mano alle macchine. Ecco, il problema del limite è un problema di una frontiera che scompare tra umano e macchina, tra ciò che ci fa ciò che siamo e ciò che fa di una macchina semplicemente un utensile.
Allora, all'interno del quadro che insomma ci hanno offerto i nostri due relatori, inseriamo un po' il nostro anche turbamento rispetto a una condizione umana che è radicalmente cambiata nel mondo dell'informazione. Noi sappiamo che la teoria dell'informazione è stata portata in Italia proprio dal professor Longo nel lontano 1969. Un po' dopo, ma più o meno. Allora, il mondo dell'informazione, secondo il filosofo italiano Luciano Floridi, ha portato una rivoluzione che non è quella di cui vi parlano sempre o molto più spesso in televisione, che è la quarta rivoluzione industriale di cui avrete sentito tutti molto parlare. Prima di una rivoluzione industriale, che è un termine che viene, diciamo così, anteposto perché siamo in una società che tende a vedere il profitto e l'aspetto commerciale e materiale, la scienza triste, come diceva lui, l'economia prima del resto, ma è una rivoluzione umana. La quarta rivoluzione, perché ce ne sono state altre tre, una è stata con Copernico, la scoperta che l'uomo non era al centro dell'universo, quindi al centro della Terra, e la Terra al centro del sistema solare, al centro di tutto l'universo, è già stata una ferita narcisistica per noi. La seconda è stata con Darwin, che pensavamo di essere molto speciali, invece abbiamo scoperto che anche noi, diciamo, ci siamo speciati da animali. La terza è stata la scoperta di non essere in possesso, diciamo, totale della nostra intelligenza, perché esistendo l'inconscio, Freud ci ha detto che noi non siamo esseri puramente razionali. La quarta, che arriva con Turing, già citato da Paolo Benanti, è il fatto che noi come umani non siamo più gli unici agenti nel mondo. Noi, se visti da internet, siamo soltanto 7 miliardi di umani connessi che immettono informazioni in questo mondo di internet, mentre abbiamo già forse più di 50 miliardi di oggetti connessi che parlano tra di loro senza l'uomo, organizzati da queste ricette che sono gli algoritmi, che indirizzano a loro volta i comportamenti e le scelte umane tramite appunto dei software, degli algoritmi e, diciamo, con questa intelligenza artificiale che vediamo sempre di più governare le nostre scelte, al punto di mettere quasi in crisi in alcuni paesi asiatici che ho visitato il libero arbitrio. Questa è la rivoluzione fondamentale umana di internet. Visti da fuori, se un extraterrestre volesse venire sulla Terra e interloquire con i maggiori agenti che trova sulla Terra, penserebbe che gli agenti sono gli oggetti connessi, perché sono 50 miliardi, e quindi cercherebbe il contatto con gli oggetti connessi. Questa è la grande rivoluzione che stiamo affrontando, e diciamo queste informazioni fanno sì che chiunque ne produca e ne consumi diventi agli occhi di internet un informo, cioè un organismo che consuma e produce informazioni, che sia esso un animale, una pianta o un oggetto. Professor Longo, quando lei ha cominciato con la teoria dell'informazione, poteva mai immaginare che saremmo arrivati a questo punto? Beh, un po' sì, non voglio essere presuntuoso, perché sono anche scrittore di fantascienza. E la fantascienza è un laboratorio molto particolare di scenari possibili che vengono poi attuati o non attuati dalla scienza ufficiale, dalla tecnica e così via, però la palestra dello scenario fantascientifico è fondamentale per cercare di prevedere il futuro nella misura in cui si può prevedere il futuro. Niels Bohr diceva: fare previsioni è sempre molto difficile, specialmente per il futuro, e aveva ragione, però noi siamo portati a considerare degli scenari, cioè delle possibilità vaghe ma abbastanza ben definite, dove si possa collocare questo nostro futuro. Vorrei tornare un momento sull'intelligenza artificiale, la quale nasce ufficialmente nel 1956 durante una riunione
nel New Hampshire, che è uno stato degli Stati Uniti sulla costa atlantica molto in alto, molto a nord. Nel 1956 si riunirono lì alcuni grandi personaggi, tra cui anche Claude Shannon, il fondatore della teoria dell'informazione, appunto, Marvin Minsky, McCulloch, eccetera, eccetera, e vararono una sorta di crociata per creare l'intelligenza artificiale, sulla base di un assunto che era sostanzialmente questo: ci si propone di considerare tutte le possibilità cognitive dell'essere umano e di descriverle con una precisione tale da poterle poi implementare all'interno di un computer. Il computer è entrato da poco nel panorama tecnico-scientifico del mondo, perché quando Turing aveva fatto la proposta di considerare intelligente un computer se avesse potuto sostenere un dialogo con un essere umano, il computer era di là da venire. Non c'era ancora un computer, però già da molti secoli l'uomo voleva imitare l'opera creatrice di Dio, creando l'uomo artificiale. E l'uomo artificiale, fino all'avvento del computer, era dato dagli automi, cioè creature più o meno antropomorfe che si muovevano e che avevano un aspetto umanoide, eccetera, ma non avevano nessuna qualità cognitiva. Quando arrivi il computer, finalmente si ha a disposizione una tecnica che permette, in linea di principio, di simulare in qualche misura l'intelligenza umana. E allora ecco che si parla di intelligenza, sì, ma è artificiale, il cui intento esplicito è quello di imitare l'intelligenza umana. La cosa interessante è che queste macchine, computer, dispositivi che portiamo come cellulari, che sono poi smartphones molto potenti, alla rete e così via, circondano gli esseri umani. Però negli ultimissimi tempi sono cominciate le invasioni di questi dispositivi, cioè vengono sempre più spesso a ibridare l'uomo, il quale diventa un uomo ciborganico. Il cyborg famoso è una commistione di essere umano e di tecnologia informazionale, la quale ibridazione apre delle prospettive che non si sa quando e dove ci porteranno. Allora, abbiamo anticipato, diciamo, appunto il tema, noi lo chiamiamo cyborg, però mi fido di lei e quindi si però prima facciamo un passo indietro, ritorniamo all'intelligenza artificiale e cerchiamo di capire. Anzitutto c'è chi dice che il termine intelligenza non sia appropriato proprio perché è un modo in cui funzionano le macchine, mentre intelligenza noi la immaginiamo proprio come l'intelligenza umana, cosa che invece appunto è molto diversa, o quantomeno ancora non si è identificata un'intelligenza delle macchine troppo simile a quella umana. Ma questa intelligenza artificiale come sta poi ridisegnando i comportamenti dell'uomo? Un ricercatore israeliano ha usato un esempio molto efficace. Per migliaia di anni, milioni di persone in ogni parte del mondo, al di là del loro governo, della loro nazione, delle loro leggi, si sono fatte orientare nei comportamenti da un solo libro, che era la Bibbia. Tramite le profilazioni, cioè la raccolta dei dati su ognuno di noi che può fare un sistema di intelligenza artificiale, oggi è come se Google, Amazon, Facebook potessero scrivere una Bibbia per ognuno di noi, in modo da avere una potenza di influenza e di convincimento addirittura superiore a quella stessa della Bibbia. Cosa che io ho visto personalmente, diciamo, agire dei governi asiatici in questo modo. Per esempio il governo di Singapore ha creato un GovTech, cioè degli algoritmi che raccolgono tutti i comportamenti, tutti i dati, tutte le mail, tutte le ricerche su Google, tutte i post su Facebook di ogni singolo cittadino e orientano il comportamento muovendolo, facendogli arrivare delle proposte anche di lavoro, spostandolo di lavoro se capiscono dalle ricerche che fa
che non è più adatto a quel lavoro, senza dirglielo in maniera palese. Quindi è come se fosse, diciamo, un governo invisibile, non, diciamo, una dittatura che si impone con un comportamento, ma una dittatura che ti persuade a partire da quello che sa che ti piace, non ti piace, quello che puoi fare, i tuoi limiti, le tue debolezze. Questo ovviamente ci mette in discussione il libero arbitrio. È una domandina facile. Allora, che cosa accade? Accade che la novità di questa macchina è proprio nel suo utilizzo predittivo. Cioè, che cosa significa? Significa che di fatto quel sogno degli anni 50 sull'intelligenza artificiale per un lungo periodo è un po' rimasto in un cassetto, quello che si chiama l'inverno dell'intelligenza artificiale, perché l'avevamo pensato ma non funzionava poi così tanto. A un certo punto negli ultimi anni abbiamo accumulato una grandissima quantità di dati. Si pensi che tutti i dati che l'uomo ha prodotto dall'inizio della sua esistenza sulla Terra fino ad oggi sono così ripartiti. Il 90% lo abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, il restante prima. Quindi capite che iniziamo a produrre questa cosa che chiamiamo dati in una quantità enorme. Ecco, e questa quantità enorme di dati è associata a un'altra caratteristica nuova che abbiamo oggi, una potenza di calcolo che prima non era disponibile. Oggi abbiamo a disposizione delle macchine, dei processori che lavorano quantità di dati che una volta non era pensabile. Il nostro smartphone ha più potenza di calcolo dei computer che hanno portato l'uomo sulla Luna. Ora, non voglio sapere che ci facciamo noi, in quel caso più che intelligenza artificiale sarebbe un problema di stupidità naturale, ma ne parliamo in un'altra circostanza. La risata mi serve per capire se mi seguite ancora o no. Ecco, che cosa accade? Che questo nuovo artefatto, il computer che mastica i dati, sta producendo una rivoluzione analoga a quella che ha prodotto la lente convessa nel XVI secolo. La lente convessa nel XVI secolo ci ha creato il telescopio e il microscopio e ci ha raccontato un mondo, come ci sentivamo prima, in cui la Terra non era al centro, in cui quello che ero io non ero un essere unico, ma ero fatto da piccole parti viventi che abbiamo chiamato cellule. Il computer che lavora i dati non è un telescopio, non è un microscopio, ma è un macroscopio che ci racconta una realtà diversa. Ecco, il computer trova degli schemi nei dati che ci raccontano una realtà. E questa realtà è così interessante perché predice i fatti prima che accadano. Per fare un esempio, i grandi sistemi di intelligenza artificiale oggi ci riescono a dire quando si romperà uno dei grandi motori marini, quelli che mettiamo sulle grandi navi da 20.000 tonnellate, con una finestra di precisione di 2 minuti. Voi immaginate una nave da 20.000 tonnellate che invece di rompersi in mezzo all'Oceano Pacifico, beh, aggiustiamo tranquillamente in porto. Invece di tenerla ferma per una manutenzione che non serviva, la sfruttiamo fino in fondo. È una rivoluzione. Non dobbiamo aspettare che si rompe per capire il perché si è rotto. Ecco, questa forza predittiva però accade ad un patto, che noi non ragioniamo più come era prima per le scienze, cioè secondo le cause, ma facendoci dire dalla macchina quali possono essere le correlazioni. Questa è una cosa, come ci accennava il professor Longo, che cambia la mentalità scientifica, che ragionava cognizio rei per causas. E se non c'è più la scienza, se la filosofia fa fatica a capire di che cosa si parla, che cosa rimane? Potrebbe rimanere un nuovo approccio religioso. Cioè, potremmo relazionarci a questa macchina come se fosse una nuova divinità, come se quella storia che ci racconta in fondo fosse una sorta di oracolo. Tanto bene, uno dei primi maestri della filosofia, Eraclito, in un frammento, il frammento 96 sulla natura, dice: l'oracolo che è in Delfi non parla e non tace, ma significa. L'oracolo che è in Google
non parla e non tace, ma significa. Tanto bene, è una delle più grandi ditte di database, si chiama pure Oracle, quindi giochiamo in casa. Però voi immaginate che quello che sta succedendo è un cambio del concetto di autorità che avevamo sulla realtà. Una volta, per sposarsi, un antico pagano delle nostre terre avrebbe portato un pollo a un tempio di qualche dio pagano e il sacerdote avrebbe fatto un'inferenza tra le viscere del pollo e le stelle del cielo. Sposa quella donna là. Poi siamo diventati evoluti e ci siamo detti: no, no, devi credere al tuo cuore. Tranne Maria, te lo dice il tuo cuore che devi sposare. Domani io chiederò al mio assistente virtuale, Marvin, per non fare nomi usati da altre compagnie. Marvin, chi devo sposare tra Anna e Maria? E Marvin mi dirà: siccome è uno smartwatch, io conosco tutti i battiti del tuo cuore. Siccome è uno smartwatch molto evoluto che c'ha un'impedenza all'interno del cinturino, io riesco a collegare la conduttanza elettrica della tua pelle con lo zucchero nel tuo sangue. E siccome hai fatto clic su consenti quando te lo sei messo al polso, io so anche la geolocalizzazione quando il cuore e lo zucchero del tuo sangue sono variati. Cioè so come sono variati quando ho incontrato Marta e Maria, non mi ricordo se erano questi i nomi, sono un po' biblici però vanno bene. E che cosa accade? Che unito insieme ai 400 miliardi di dati che ho nei miei database, ti dico che alla lunga hai più possibilità con Marta che non con Maria. Ecco, sto facendo di questa macchina un nuovo oracolo digitale, qualcuno che mi dice la verità sulla mia vita in una maniera che è religiosa. E qui abbiamo una grande novità tecnologica, ma una cosa molto antica che abita nel cuore dell'uomo: la necessità di credere in qualcuno. Se togliamo qualcuno, rimane solo qualcosa. La storia del matrimonio che ci ha adombrato Paolo Benanti mi fa venire in mente la storia di quei due che per 20 anni avevano convissuto e a un certo momento la donna dice: ma io penso che dovremmo sposarci. E l'uomo dice: ma sì, ma chi ci prende? Peraltro credo che la maggior parte delle separazioni, dei divorzi ci sia stata nella via di mezzo, cioè quella del cuore. Certo. Tornando a noi, la tecnologia ha una caratteristica molto interessante, fra le tante, cioè risuscita dei miti antichi che credevamo tramontati. La tecnologia somiglia molto alla magia, eh? Non è come la scienza che vuole esplicitare, chiarire, spiegare. La tecnologia dice: premi questo bottone e vedrai che cosa succede. E succede qualche cosa, non ci interessa perché succeda, ci interessa che succeda. E questo è un aspetto tipicamente magico. Infatti, se pensiamo per esempio alla Wii, no? Cioè questo gioco che hanno i ragazzi in cui si muove la mano e si muovono le cose, sì. Cioè quella è la bacchetta magica. È la bacchetta magica, certamente. E quindi risuscita questo mito della magia. Un altro mito che risuscita è il mito dell'onniscienza. La rete sa tutto, quindi noi che siamo connessi con la rete sappiamo tutto, che non è vero naturalmente, perché dalla onniscienza potenziale all'onniscienza effettiva c'è di mezzo il mare. Ma comunque, trascurando questa differenza, siccome c'è l'onniscienza c'è anche l'onnipotenza, quindi l'uomo si atteggia a novello Dio. E poi c'è la grande aspirazione all'immortalità, che se ci pensate bene è un incubo più che un sogno, però è un incubo che viene perseguito da molti. Da molti, per esempio, come Marvin Minsky, uno dei padri dell'intelligenza artificiale, il quale nel 1994 aveva scritto un articolo su Scientific American dicendo: saranno i robot a ereditare la nostra terra? E si risponde: sì, però essi saranno figli nostri, o meglio figli della nostra mente, quindi costruiti attraverso non le vie naturali della generazione, ma attraverso quella strana cosa che è l'impiego dei memi, dell'intelligenza, della tecnologia e così via. Quindi
Cosa dice Minsky? Quando i robot erediteranno la Terra, bisognerà trovare anche un'etica adatta ai robot, perché quelle tradizionali non hanno risolto i grandi problemi dell'umanità, né quelle religiose, né quelle civili, né quelle atee, nulla. E allora ci sarà necessità di un'etica che comprenda in qualche modo domande di questo tipo. Quante persone devono popolare la Terra? Di che tipo, persone vuol dire robot naturalmente, a questo punto, di che tipo di persone o robot stiamo parlando? Che cosa dovranno sapere alla nascita, cioè alla loro prima costruzione? Quando avremo superato tutte le deficienze relative alla biologia, quindi il fatto che abbiamo le malattie, il dolore, la morte, eccetera, eccetera, potremo avere tutte le opzioni possibili, compresa l'opzione dell'immortalità. Sono cose che sembrano deliranti, ma che vengono prese molto sul serio da quelli che si occupano di transumano e di postumano, perché la tecnologia, penetrando dentro di noi, rafforzando certe nostre caratteristiche, indebolendo altre caratteristiche, ci trasforma continuamente. Già l'uso del computer, l'uso dei videogiochi, trasforma le connessioni cerebrali dei ragazzi o degli adulti che ci stanno vicino, per cui il cervello non è più quello di prima. E quindi figuratevi che importanza può avere l'ingresso di una tecnologia all'interno del nostro corpo, come per esempio le interfacce cervello-computer, che danno un impulso apparentemente formidabile alla memoria, possono risolvere casi di patologie come l'Alzheimer, risolvere insomma, perlomeno attenuare, come l'Alzheimer e come il Parkinson, ma che in qualche modo modificano la nostra personalità. E quindi l'influenza della tecnologia è enorme, molto più della scienza. La scienza è qualcosa di raffinato, di qualcosa di faticoso, che si deve conquistare un po' alla volta. La tecnologia con la bacchetta magica va rapidamente per la sua strada. Grazie. Abbiamo sentito appunto parlare di transumano, di postumano, di immortalità. Uno scienziato giapponese che sono andata a trovare vicino Tokyo, che si chiama Hiroshi Ishiguro, è considerato uno degli immortalist, è uno dei leader della robotica. Mi ha fatto entrare nel suo studio dove ci sono i tre robot antropomorfi, cioè a somiglianza umana, più avanzati come sistema di intelligenza artificiale. Mi ha fatto sostenere dei dialoghi, devo dire, difficilissimi con questi robot, che alla fine io pensavo di andare lì a intervistare il robot umanoide, invece era lui che intervistava me, ed era veramente, è stata veramente difficile questa intervista e questo incontro, perché proprio sull'identità umana che c'è diciamo il momento in cui poi ti rendi conto di quello che sta accadendo. Per farmi capire quella rivoluzione di cui vi avevo parlato all'inizio, della quarta rivoluzione, mi ha messo in questa stanza con questi tre umanoidi. Loro parlavano tra loro e parlavano di me facendomi sentire in minoranza, che è la condizione in cui ci troviamo appunto, perché gli oggetti che parlano tra loro sono 50 miliardi e noi siamo solo 7. Quindi l'ha riprodotta nella stanza facendomi sentire sulla mia pelle, diciamo così, questo imbarazzo anche. In Giappone, ma anche negli Stati Uniti, in una delle puntate della nostra trasmissione l'abbiamo fatto vedere, la relazione con il robot umanoide dotato di intelligenza artificiale sta entrando nelle famiglie. In Giappone, chiaramente, essendoci pochi immigrati, il robot sostituisce, e poche nascite, il robot sostituisce i lavoratori. Ci sono, diciamo, c'è una necessità in una popolazione che invecchia molto di avere un'assistenza agli anziani H24, e il robot istruito conosce perfettamente non solo quando la persona deve prendere una determinata pillola, ma anche i gusti, sa rispondere, gli ricorda le cose che aveva dimenticato. Altri robot sono stati studiati con sistemi di intelligenza artificiale per diventare mogli programmabili. Questo l'abbiamo fatto vedere nell'ultima puntata di Codice, la relazione di un uomo che aveva difficoltà nelle relazioni con le donne e che ha una relazione con questo robot moglie e ne programma il carattere.
e anche, non so, i gusti musicali, la programma, diciamo così, in toto, e in qualche modo scioglie le sue paure, sperando poi un giorno di riuscire ad avere un rapporto più semplice con una donna. Hiroshi Ishiguro è considerato un immortalist perché sostiene che in un futuro lontanissimo, quindi nessuno potrà poi mai smentirlo, il nostro cervello potrà, diciamo, essere copiato, cioè potrà fare un backup su un sistema artificiale e continuare a vivere in un robot, rendendoci in qualche modo immortali per sempre, chiaramente in una maniera diversa da quello che potrebbe essere avere un essere umano immortale. Questo è parte del transumanesimo. Allora, quello che chiedo a Padre Benanti è anzitutto un commento su questa visione di Ishiguro, e poi, ce l'ha già il microfono? Mi hanno portato un altro, la differenza tra il transumano e il postumano che ha citato il professor Lombo. Sempre domande facili. No, scherzo. Allora, con Hiroshi Ishiguro ci siamo confrontati, c'era anche Barbara Carfagna che ci ha stuzzicato in alcune domande. E diciamo che ci sono due fattori qua. Un fattore deriva proprio da come abbiamo definito l'intelligenza artificiale. Anzi, l'intelligenza umana parte negli anni 50 tramite la psicologia ad essere un qualcosa che è funzionalista, cioè funziona in una maniera. Per cui se io la metto dentro un'altra questione che funziona, sarà come l'uomo. Ecco, quello che è accaduto è che proprio il modello di intelligenza artificiale come gioco di imitazione ha messo in atto un qualcosa che potremmo chiamare il paradosso della zecca. Allora, a Roma, sapete, c'è una città con tanta immaginazione e fantasia, per esempio girano tanto alcune banconote false. Il giorno che io farò una banconota da 20 euro indistinguibile da una banconota vera, quella banconota vale 20 euro, perché nessuno la sa più distinguere. Ecco, se l'intelligenza, se la personalità umana è messa in atto in questa idea, che è l'idea della copia, allora il giorno che io ci avrò una persona che è la mia identica copia, per Ishiguro quella varrà come me. Ma perché può dire questo? È in forza di quella quarta rivoluzione, cioè quando Shannon ha introdotto un concetto nuovo, che è il concetto dell'informazione, è iniziato a cambiare qualcosa per sempre. È più facile descriverne gli effetti che non le origini, eh? Per esempio, questa penna esiste. Questo bicchiere esiste, questa cattedrale esiste, noi esistiamo perché siamo qui. Cosa vuol dire esistere del file MP3 in cui state registrando questa nostra chiacchierata? Esiste nel telefonino, esiste nel cloud, esiste nella pennetta. Ora che c'è l'informazione, che cosa vuol dire esistere? E se anche la mia vita, da quando nel 1953 Watson e Crick, che erano andati a sentire un pochino Shannon, hanno pensato che ciò che è vivo, per non degradarsi secondo l'entropia, doveva avere un codice informativo al suo interno, e cerca invece di una sorta di polimero o di altra questione, hanno trovato quella serie di basi che abbiamo chiamato codice informativo del DNA. Anche vivo è tutto ciò che codifica e elabora informazioni. Allora ecco qui che una nuova parola che abbiamo introdotto per descrivere una novità negli anni 50 sta cambiando tutta una serie di parole tradizionali con cui descrivevamo ciò che c'era. Ma questo vale pure per la fede, eh? Guardate che noi ci siamo fatti con la riforma luterana la guerra con i luterani per il significato di due parole: salvare e giustificare. Se voi andate a Norimberga, nel museo di Norimberga ci sono le spade dei principi cattolici con incisa l'Ave Maria. Prendevamo un protestante, almeno la Madonna faceva qualcosa. Le spade dei protestanti con inciso in un bel gotico tedesco il Padre Nostro, così quando ce le davano addosso a noi almeno il Padre Nostro ce lo ricordavamo. Ecco, se io oggi vado da un ragazzo e gli dico salvare, quello mi dice dove? Nella chiavetta, nel cloud? Giustificare, come lo vuoi orientato questo pezzo di testo? Allora capite? E se una volta la salvezza predicata
in cattedrale era un già e non ancora. Oggi, se io vi ho detto volete salvare questa nostra chiacchierata, voi non volete perdere nulla di quello che è registrato nella vostra esistenza. E allora ecco che quando Ishiguro dice sarete salvi, quando nulla di quello che avete vissuto andrà perduto, sta dando una risposta differente, ma a una questione che da tanto tempo abita il nostro cuore. Il transumano non è altro che una forma pseudo-religiosa che fa della salvezza non un qualcosa che dobbiamo aspettare, ma di un qualcosa tecnologicamente mediato. Ecco, si sta diffondendo una nuova visione che ci dice che non un Dio ci salverà. Addirittura Heidegger, un po' ateo, alla fine dei suoi giorni dice «Nur ein Gott kann uns retten», solo un Dio ci può salvare. Ecco, noi pensiamo che solo un server ci potrà salvare. E più che il regno dei cieli, è più sicuro un cloud con una certa ridondanza. E il postumano? Ecco, il postumano si fonda su un'altra cosa. Il postumano prende sul serio una cosa che è accaduta nella Pasqua del 1856, quando William Perkin, un giovane studente del Royal College of Chemistry a Londra, in un compito per le vacanze di Pasqua sbaglia. E invece di riuscire a fare nelle sue provette il chinino per evitare che le truppe inglesi in Asia morissero di malaria, fa un impiastro che non serve a niente, ma che colora benissimo il cotone. Era nato il blu di Perkin, il primo colorante sintetico. Ecco, dal 1856 la realtà non si divide più tra naturale e artificiale, ma tra naturale, artificiale e sintetico. E dopo il colorante sintetico, che ci ha donato anche delle opere d'arte bellissime, eh? Van Gogh dipinge con i colori sintetici. Abbiamo fatto i medicinali sintetici. L'aspirina, che contiene un estratto dell'aspirea, alfa privativo, senza aspirea, sintetizzato in laboratorio. Settembre 2011, Londra, tante persone adunate a quella che sembra la presentazione di un telefonino, ma non c'è nessun telefonino, c'è un hamburger, mai appartenuto a nessun animale vivo, ma cresciuto all'interno di una provetta, la carne sintetica. Sint 2.0, il primo organismo vivente che non è nato, ma è stato creato a tavolino grazie a un codice genetico sintetico. E allora ecco che questa nuova caratteristica, che è il sintetico, dà luogo a nuove cose che non sono né naturali né artificiali. Un diamante sintetico, per esempio, è indistinguibile da un diamante vero, se non fosse che per due caratteristiche. Non ha nessunissimo difetto al suo interno e per legge deve avere un numero seriale inciso con il laser. E allora possiamo pensare a un uomo che non è più naturale, ma non è neanche artificiale. Possiamo pensare a un'umanità sintetica. Il giorno che ci fonderemo con qualcosa d'altro, quel sogno del simbionte, del cyborg o cyborg, sarà realizzato. E allora non è più questione di intelligenza artificiale, ma di un'umanità sintetica in cui homo più macchina, tra parentesi, vorranno essere sapiens. Questo potrebbe essere un sogno non meno religioso di altri, non meno però capace di muovere tanti nostri contemporanei che sperimentano il fatto che la nostra chimica, la chimica del carbonio, abbia un piccolo difetto, essere molto fragile, e che avendo perso qualsiasi speranza in un già e non ancora, cercano di tenere quello che già hanno. Parliamo di coscienza, che a questo punto diventa un po' l'unica cosa che distingue gli uomini dalle macchine. Allora, Federico Faggin, l'inventore del microchip, dice che la coscienza delle macchine nelle macchine non potrà mai essere raggiunta. Altri sostengono di sì. Attualmente noi rischiamo di andare incontro a un destino con macchine coscienti e uomini incoscienti, come a Singapore. Ma il problema della coscienza è un problema irto di difficoltà, tanto che alcuni filosofi, per esempio,
ritengono di sfuggire al problema dicendo la coscienza non esiste. È una via di fuga piuttosto banale, perché il problema della coscienza è un problema ineludibile. Ciascuno di noi, soggettivamente e introspettivamente, sente di avere una coscienza. Ci si può domandare perché abbiamo una coscienza, e forse la risposta sta nel valore di sopravvivenza che questa coscienza ha avuto nello sviluppo evolutivo della specie umana. Chi è cosciente in qualche modo ha forse un'arma in più, una marcia in più rispetto a chi non ha la coscienza. La nostra coscienza poi è molto intermittente, perché quando leggiamo, quando parliamo, quando facciamo delle cose, sembra che la nostra coscienza sia ai margini di una zona che non è propriamente cosciente, non è propriamente incosciente, ma è quasi crepuscolare. Però a un certo momento ci riscuotiamo e diciamo: ehi là, sono io? Parlo io? Faccio io? Leggo io? E allora riprendiamo in qualche modo la coscienza. Però sono tutte lucubrazioni che non hanno molta sostanza verificabile. Io penso che le macchine potranno forse un giorno avere la coscienza. Non sono di quelli che dicono mai, perché il termine mai è un termine talmente assoluto che non rientra nell'ambito della ricerca scientifica. Ci potranno anche essere macchine coscienti, forse la loro coscienza sarà diversa dalla nostra, forse avranno una coscienza di tipo meccanico, forse la complessità crescente degli apparati di intelligenza artificiale o sintetica, che giustamente si dir si voglia, questa complessità crescente potrà far scaturire una scintilla di coscienza, non lo sappiamo. Può darsi che anche negli esseri umani sia stata la complessità del nostro cervello che a un certo momento ha acceso la coscienza. E quindi forse tra complessità, coscienza e evoluzione, perché poi le macchine potranno anche evolversi senza il nostro intervento, noi potremo dare una spinta iniziale e le macchine, come aveva già pronosticato John von Neumann verso gli anni 40, potranno avere uno sviluppo dettato dalle loro esigenze che non sono esattamente le nostre. Comunque c'è stato negli ultimi tempi un certo allarme quanto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Stephen Hawking, il grande cosmologo, che è morto circa un anno fa, aveva aderito a un appello di tanti altri scienziati contro gli sviluppi eccessivi dell'intelligenza artificiale. Il suo timore era che uno sviluppo eccessivo di questa caratteristica potesse portare a macchine le quali non avessero i nostri stessi scopi e quindi ci fosse una divergenza tra quello che vogliamo fare noi e quello che vogliono fare le macchine. Insomma, è un tema che tocca quasi il fantascientifico, che però è un tema che potrebbe avere una sua attualità. Per esempio, se un'intelligenza artificiale trovasse divertente uccidere gli esseri umani, come la mettiamo? E non è una banalità, perché ci sono paesi in cui si fanno delle ricerche molto progredite, molto approfondite sui robot killer, cioè sui robot soldato che vengono in qualche modo impiegati nelle guerre, nelle sommosse, eccetera, in luogo dei soldati, tra virgolette, umani. Ormai bisogna aggiungere questa qualificazione. Questi soldati robot sono al centro di polemiche molto, molto accese, perché per esempio negli Stati Uniti, in Francia, in Israele e a Singapore si stanno programmando questi soldati robot o robot soldati. E non tutti i paesi sono d'accordo nel fornire finanziamenti a questo tipo di ricerche, che però i militari perseguono, perché dicono: è meglio che perdiamo qualche robot piuttosto che perdiamo dei nostri soldati. Insomma, il ragionamento è piuttosto capzioso, è come un tentativo di giustificare quella violenza insita nel genere umano, quella crudeltà, quella barbarie, quell'avidità che da sempre contraddistingue la nostra specie e che si è esplicata attraverso i secoli e i millenni nelle guerre. Fare la guerra è una delle attività predilette del genere umano, è molto riprovevole questo. Ebbene, se noi mettiamo al posto degli esseri umani che fanno la guerra, dei robot che fanno la guerra, sembra che in qualche modo distanziamo da noi
l'attuazione di questa nostra crudeltà. Quindi, se invece però li programmassimo per mai uccidere un umano, sarebbero meglio degli umani. Ma queste sono le leggi di Asimov che hanno dimostrato di essere piuttosto carenti. Sì, la speranza è quella che i robot creati e poi abbandonati a se stessi nella loro evoluzione diventino più buoni di noi, più bravi di noi, che non è un'aspirazione del tutto peregrina, perché in fondo noi siamo diventati così avidi, così crudeli, forse per necessità di sopravvivenza. I robot non hanno bisogno di questa sopravvivenza perché li coccoliamo, li teniamo al caldo, e così via. Stiamo delegando molte funzioni ai robot, purtroppo funzioni anche di tipo mortale. Il dilemma di Singapore rispetto a questo GovTech, cioè questo insieme di algoritmi che governa insieme al presidente, e siamo in una nazione dove non c'è una grandissima democrazia, è che sostanzialmente il presidente non potrà mai prendere delle decisioni dittatoriali che vanno contro il bene del paese, perché l'algoritmo, cioè il GovTech, l'insieme degli algoritmi lo blocca, perché il tema principale è quello dell'efficienza. Quindi quando qualcosa risulta inefficiente per il paese e controproducente, diciamo, il sistema teoricamente blocca il presidente. La domanda che si poneva anche, che ponevo io in realtà a Ishiguro, è: ma quando non ci sarà più un presidente nato prima dei sistemi del mondo digitale, e quindi il suo cervello anche sarà condizionato dagli algoritmi, e non ci sarà più quindi una persona totalmente, diciamo così, in possesso di quel tipo di consapevolezza che impone poi l'incidere sulle leggi o sul paese, chi governerà veramente? L'algoritmo da solo? È un tema abbastanza difficile. Lasciamolo da parte e chiudiamo questo nostro incontro, così come lo abbiamo accennato più volte, con la figura del cyborg. Il cyborg più famoso, che io ho intervistato più volte e nella nostra trasmissione è stato ospite parecchie volte, si chiama Neil Arbison, vive a Barcellona, è un artista, è un uomo che vedeva solo in bianco e nero per un problema alla vista, e che, diciamo, inserendo un chip sottopelle nel suo cervello con un'antenna collegata costantemente all'esterno, riesce a tradurre i colori in suoni. Quindi lui avvicina l'antenna a questo microfono, sente il suono, dice un la bemolle è giallo, e da questo lui sostiene di aver creato un sesto senso, tale per cui lui è poi diventato un artista che fa composizioni audio video. Lui è un esempio di cyborg. I cyborg, diciamo, crescono sempre di più, anche chiunque abbia, voglio dire, un device indispensabile per la salute è un cyborg. Anche noi, tutto sommato, con lo smartphone, anche se non l'abbiamo introiettato, siamo ormai, fra un po' lo introietteremo, siamo già dei cyborg. Siamo di fronte a una nuova speciazione come quella della seconda rivoluzione su cui ci ha informato Darwin, e stiamo diventando altro? Ma diciamo che in realtà siamo di fronte alla nostra più profonda natura. Perché? Perché noi come specie siamo in grado di fare una cosa unica. Cioè, quando 70.000 anni fa, stando agli antropologi, ci siamo spostati come razza di Homo sapiens dall'Africa e abbiamo colonizzato tutto il mondo, le migrazioni sono una cosa antica, ahimè, mi dispiace per chi pensa che siano un problema di oggi. Ecco, abbiamo fatto un qualcosa di diverso da qualsiasi altra specie biologica. Un mammut, quando si è voluto spostare dalle steppe siberiane, ha dovuto aspettare che gli nascesse una discendenza senza una folta pelliccia. Ha dovuto aspettare l'elefante africano e l'elefante indiano. 70.000 anni fa, quando noi siamo andati nella steppa siberiana,
non è che abbiamo dovuto aspettare la nascita di un figlio dalla forta barba, un hipster ante littera, ma ci siamo vestiti della pelliccia del mammut. E allora ecco che come specie noi abbiamo una questione diversa. Se un delfino sa nuotare attraverso il suo codice genetico, perché ha imparato a nuotare da quello che i suoi genitori gli hanno trasmesso nel codice genetico, noi quello che sappiamo sulla realtà e della cooperazione tra di noi lo sappiamo grazie a un artefatto tecnologico. Le altre specie mutano loro stesse col codice genetico. Noi trasmettiamo la nostra conoscenza sul mondo attraverso degli artefatti. Uno tra tutti, il libro. Ed ecco che qui vediamo una questione profonda del nostro essere umani. Noi abbiamo un'eccedenza rispetto alla nostra condizione biologica. Perché se un elefante si ricorda tutto, se voi vi volete non scordare qualcosa di quello che ci siamo detti oggi, avete bisogno della penna e del taccuino, se siete analogici. Avete bisogno del cellulare, se siete digitali. Ecco, la condizione umana è una condizione di eccedenza, è una condizione tecno-umana. E allora quello che noi facciamo o possiamo fare con la tecnologia non è altro che questa eccedenza umana che vive il mondo, che è una cosa che la Bibbia ci racconta mediante quel racconto delle origini che ci dice che la realtà ci è affidata. Come? Secondo la Bibbia, nella modalità di colui che è chiamato a custodire e coltivare la terra. Non tutta la tecnologia che abbiamo fatto coltiva e custodisce. E non tutte le cose che possiamo fare con gli artefatti coltivano e custodiscono questa eccedenza umana. E allora alla fine non sarà un problema darwinista, ma è un maledetto problema etico. Se facciamo il bene o no. Bene, allora grazie al professor Longo, grazie a padre Benanti. Abbiamo passato veramente, abbiamo in un'ora, diciamo così, riassunto questa grande rivoluzione. Arrivederci a tutti e grazie a Bologna per l'ospitalità.